Ciao a tutti, io mi chiamo Sara e mi trovate su Instagram e TikTok come Peach Notes. In questo video voglio mostrarvi come trasformare i vostri appunti da così a così, così o così. Utilizzerò il mio iPad Air per questo tutorial, ma ovviamente qualsiasi modello di iPad va bene e tutte le applicazioni che mostrerò sono disponibili anche per tablet Android. Detto questo, iniziamo. Come prima cosa voglio mostrarvi tutte le app necessarie. Userò GoodNotes, che è probabilmente la più famosa per prendere appunti su iPad. È a pagamento, ma per quello che offre penso che valga la pena pagarla. In alternativa potete usare KiloNotes, che è gratuita, disponibile anche questa sia per Apple che per Android, e ha praticamente le stesse identiche funzioni. Un'altra applicazione che uso per i miei appunti digitali è Fonto, che serve per realizzare i titoli. È gratuita ed è disponibile sia per Apple che per Android. Infine, se state usando un iPad, vi servirà iPhone per poter scaricare i font, mentre per Android non è necessaria. Quindi le app sono GoodNotes, KiloNotes, Fonto e iPhone. Iniziamo con iFont, che serve per scaricare i font sul vostro dispositivo. I font sono degli stili di scrittura che potete utilizzare nei vostri appunti e come vedete ne esistono tantissimi. Per scaricarli aprite iFont. Scegliete uno tra questi siti, io preferisco DaFont, e vado sempre nella sezione top perché ci sono i font migliori. Quando ne avete trovato uno che vi piace, premete su scarica e lo troverete qui in cima alla lista. Premete su installa e seguite i passaggi andando nelle impostazioni. Da qui potrete installare i profili seguendo di nuovo i passaggi. E qui potrete vedere tutti i font installati. Se avete un tablet Android, questo processo non è necessario e potete trovare tutorial dettagliati cercando su Google. In generale, però, so che Android è un pochino più semplice e più veloce. Ora che i font sono stati scaricati, passiamo agli appunti veri e propri su GoodNotes. Consiglio di usare carta A4 e con i puntini. Questa è una pagina di appunti classica, quindi un lungo testo, font noiosi e niente che inviti a studiare. Per prima cosa abbelliamo il titolo. Potete farlo direttamente con GoodNotes usando uno dei font che avete scaricato, ma non ci sono molte opzioni, quindi di solito io li faccio su Fonto. Inizio scegliendo una plain image come sfondo e scelgo la dimensione 16:9. Poi abbasso l'alfa 0 per ottenere uno sfondo trasparente. Ora aggiungo il titolo e scelgo il font Better Together. Premendo su Style potete modificare il colore del testo. Io ad esempio creo questa palette di colori arcobaleno pastello. Non dimenticatevi di salvarla alla fine per poterla riutilizzare. Poi aggiungo un bordino bianco nella sezione Stroke e aggiungo un'ombra nella sezione Shadow. Abbasso il Blur a 0 e alzo l'alfa per ottenere questo effetto un po' 3D. Per finire riduco leggermente la spaziatura. Ricordatevi anche in questo caso di salvare lo stile per non doverlo rifare tutte le volte. Ora potete salvare il tutto come PNG per usarlo in GoodNotes. Come vedete, il risultato è molto più carino. Tornando al testo, come vedete, è troppo lungo e compatto, quindi lo divido in paragrafi ed ho un titolo a ciascuno. Perché le caselle di testo vengano fuori di default così, dovete scegliere il font qua in alto, scegliere la dimensione e poi scegliere salva come default. Ora, tutte le nuove caselle di testo che andrete a creare saranno in questo stile. Ci sono varie opzioni su come organizzare la pagina. Per questa prima versione useremo dei box che creiamo semplicemente con lo strumento Forme. È super satisfying vedere come diventano perfetti anche se avete disegnato uno proprio. Andiamo a mettere dentro il testo e poi aggiungiamo un titolo al paragrafo. Userò lo stesso stile del titolo creandolo su Fonto, ma ovviamente potete fare come preferite, potete cambiare anche il font. Ripeto questo procedimento per ogni paragrafo e questo è il risultato. A mio parere è molto più bello da vedere, ma anche più facile da memorizzare grazie ai colori e ai paragrafi. In alternativa potete mantenere il titolo qua in alto e disegnare una linea verticale. Poi usando gli stessi titoli e paragrafi di prima li andate a disporre ai due lati della linea. Il risultato è molto carino e ordinato. Una terza alternativa è quella di spostare il titolo verso il centro della pagina e disporre tutti i paragrafi attorno creando una mappa concettuale. Potete anche aggiungere delle frecce alla fine e mettere dei numeri per sapere in che ordine leggere i vari paragrafi. Tutti e tre i metodi sono molto carini e scegliere quale usare dipende dai vostri gusti e quale vi aiuta a memorizzare meglio. Per concludere, aggiungiamo delle immagini abbinate agli argomenti degli appunti, sia per renderli più belli, sia perché è dimostrato che aiutano nella memorizzazione. Potete trovarne molte cercando su Pinterest. Io ad esempio aggiungo spesso la parola doodle. In alternativa c'è sempre Google Immagini. Aggiungere la parola outline aiuta a trovare questo stile di disegni. Se volete dei disegni personalizzati nei vostri schemi, potete aggiungere un'immagine. Disegnarci sopra usando la penna, ad esempio ripassando i bordi, e poi usando il lazzo potete selezionare solo l'immagine e cancellarla. Io ho ripetuto questo procedimento per tutte queste immagini e poi l'ho aggiunta agli schemi, e il risultato mi piace moltissimo. Volendo poi potete usare l'evidenziatore per aggiungere un tocco di colore. In alternativa potete fare disegni più semplici come queste note musicali che ho ritracciato e poi aggiunto accanto ai vari titoli. Un po' più minimalista ma comunque carino. Potete usare tutti questi consigli per creare schemi sempre diversi modificando colori e font. Ad esempio per questi ho utilizzato i box, disegni e tanto colore.
Qui ho creato una mappa concettuale con titoli e disegni al centro. In questo di nuovo ho usato i box, immagini grandi e colorate. Volendo potete anche creare un unico box e dividerlo come ho fatto in questo formulario. Questi sono alcuni schemi di anatomia che avevo creato sempre usando lo stile dei box e mantenendo sempre lo stesso colore per titoli e illustrazioni. Per questo schema ho mischiato insieme la mappa concettuale e i box. Per questo invece ho usato i box ma ho fatto tutto sul tono del verde. Volendo potete usare la carta nera e le scritte bianche come ho fatto io in questi schemi fatti con lo stile della pagina divisa a metà. Il vantaggio della carta nera è che stanca meno la vista ma ovviamente non è il massimo se poi volete stampare gli schemi. Questi infine sono degli schemi che avevo fatto all'università e di cui vado ancora molto orgogliosa per quanto sono venuti bene. Sempre fatto con lo stile dei box e il titolo con il colore diverso per ogni paragrafo, sono veramente innamorata di come sono venuti. Bene, direi che questo è tutto. Fatemi sapere nei commenti se questo tutorial vi è stato utile e vi ricordo che settimana prossima uscirà la versione anche per computer. Seguitemi anche sugli altri social per vedere tutti i miei tutorial e consigli per lo studio e ci vediamo presto!